Ragazzi, solo due parole per dirvi che la nuova intro che vedete è stata fatta da ManFX, che ovviamente trovate il canale in descrizione, che è anche tra parentesi il solito che ha fatto le intro Jack Idale. È davvero molto bravo. Poi, se volete avere più informazioni, andate sul suo canale, insomma, parlate con lui se volete anche voi una intro, eccetera. Quindi, niente, buona visione. Ciao a tutti ragazzi, sono Joker, benvenuti in questo nuovo episodio del Road to Municipio livello 9 al massimo, il terzo se non erro. Scusa per i miei capelli, ma devo andare a tagliare, ragazzi, sono alquanto lunghi e imbarazzanti, direi. Vabbè, capelli a parte, vi faccio salutare un attimo dal clan che in questi nuovi episodi ancora non vi ho fatto mai salutare, no? Salutate YouTube. E YouTuber, va bene uguale. E siamo tornati perché ci sono delle novità, ovviamente. E le novità principali, ragazzi, sono. Ok, basta. Dopo questa danza molto, sempre molto elegante, direi. E ecco a voi, signore e signori, gli Archi X. Gli Archi X, ragazzi, sì, finalmente sono pronti. Non erano pronti, cioè non è che sono finiti adesso. È da tipo 1 o 2 giorni che ce l'ho, però tanto non avevo senso di registrare il video solo per gli Archi X. Ve lo registro ora che ci sono così anche altre novità. Intanto vediamo se hanno salutato. Un saluto da Dragonbar, Leo, Krez e basta. E terribile anche. E insomma, stavo dicendo. Gli Archi X, ragazzi, che sono niente male, però sinceramente me li immaginavo anche un pochino più forti. Sarà che ancora a livello 1 niente niente sono un pochino scarsi. Già a livello 2 acquistano 10 in più di danni al secondo. Poi, cosa avevo migliorato? Non so se vi avevo già fatto vedere questa caserma, ma mi sembra proprio di sì. La caserma nera, ve l'avevo già detto, mi pare, che comunque è pronta fra un giorno e 8 ore. Se non se ve l'ho già detto, ve l'ho ripetuto. Poi, cos'altro, ragazzi? Tutta questa zona, la parte novità, perché sono tutte le cose nuove che comunque abbiamo sbloccato con il municipio livello 9 e stanno andando appunto in pari. Vediamo questa torre dello stregone che è già a livello 3 e l'ho portata al 4, quindi la dobbiamo ancora fare arrivare al 6 e ci manca poco. Poi abbiamo questa difesa aerea a livello 2 che la sto portando al 3, punta fra 2 ore, fra 2 ore la mettiamo subito al livello 4. Questa torre dell'arciere, ragazzi, l'ho messa a fare poco tempo fa, tipo neanche un'oretta fa, e è a livello 6, appunto la sto portando al 7, ragazzi. Poi avevo portato subito in pari questa bomba gigante, visto che si faceva velocemente senza spendere neanche troppo. La Tesla purtroppo è ancora a livello 1, vuoi perché non ho muratori, vuoi perché ci vogliono, ragazzi, 3 giorni a farlo. La Tesla ho deciso che sarà l'ultima difesa che porterò in pari. E poi ho deciso di portare un attimino su anche questo Volano, perché va bene sì che tra virgolette è una cosa nuova, no? Tra virgolette, che abbiamo sbloccato al municipio livello 8, però per essere maxata con il municipio livello 8 l'avrei dovuta portare fino a livello 3 o 4 addirittura, non lo so. Se qualcuno di voi ce l'ha già maxata con il livello 8 me lo faccio sapere nei commenti, almeno così chiarisco le idee. E appunto, non che potessi mazzarla, perché comunque quando l'hanno messa mancava soltanto un giorno, porca puttana, non sono riuscito neanche a essere mazzato all'8, ragazzi. Avevo fatto di tutto, andando avanti, le mura. Boh, poi mettono una difesa nuova, me lo fanno per dispetto. Vabbè, è un complotto della Supercell contro di me. E comunque ho detto, vai, portiamola un po' su, almeno fino al livello 3, 4, almeno fino al 4. Non so quanti livelli abbia, se 5 o 6, sinceramente, non ricordo. Però, insomma, fino al livello 3, 4 lo possiamo portare. Poi ci fermiamo un attimo. Ho farmato, cioè, ragazzi, vi voglio dire una cosa, no? Non so se anche voi avete notato questa cosa. Io avevo sempre farmato un casino in argento 1, ma proprio, cioè, se avete fino al municipio livello 8, ragazzi, io vi consiglio di starci perché argento 1 è una cosa spettacolare. Ma ultimamente non trovo più un cazzo. Finché in chat questo bel ragazzo, molto simpatico, nel senso simpatico, sì, anche simpatico, ma che si chiama Cres, mi ha detto che cambiando lega spesso si trovano questi villaggi abbandonati. Quindi che ho fatto? Come si chiama? Argento 1, ho deciso di salire in lega oro 3, ragazzi, e subito al primo script, ragazzi, ieri sera ho trovato, cioè vedete qui ho attaccato dei municipi, al primo script, bam, 326.000 di oro e 327.000 di elisir. Poi
Ho attaccato, ho continuato a cercare questo, 187.000 d'oro di Elisir. Poi ho trovato questo, questo qui da 229.000 che mi pare era abbandonato. E no, no, sì, era abbandonato. Poi quello sopra che aveva tutto nei depositi, però era prendibile facilmente. E poi l'ultimo che era di nuovo abbandonato. Cioè, ragazzi, guardate, non vi dico cavolate, vedete? Sono tutti comunque bottini che non riuscivo più a trovare. Quindi ragazzi, provo a darvelo come consiglio. Se anche voi come me non trovate più niente, siete metti come me in argento e qualcosa, provate a salire un po'. Poi magari quando non ritrovate più niente in oro 3 o salite oro 2, riscendete in argento 1. Provate un pochino a migrare tra le leghe e fatemi sapere se anche a voi vi risulta questa cosa. Poi un'altra cosa ragazzi, perché ormai il gioco si chiuderà per la manutenzione mentre registro. Sempre ragazzi, speriamo che facciano una cosa saggia a manutenzione, perché guarda, tra l'altro ragazzi, adesso tiro a finire il video perché sennò mi chiudono il gioco. E avevo anche mandato un messaggio alla Supercell di protesta per questo aggiornamento di merda, e mi hanno risposto dicendo che molte persone l'hanno segnalato e che provvederanno per far sì che i giocatori si divertino maggiormente, quindi ci verranno incontro tra virgolette. Le mie lamentele erano relative al matchmaking, che non si trovava più un cazzo di risorse, vabbè. E stavo dicendo, come altre cose a migliorare non ce n'ho perché ve l'ho fatto vedere tutte. Adesso appena finisce la difesa aerea la metto a fare il livello successivo, finché andrò avanti così, finché non sono in pari. E poi dopodiché partirò con la Tesla e con i due depositi, cercando sempre di farmare. Poi voglio cercare di farmi subito anche la caserma nera al 5, così mi sblocco subito i mastini. Come seconda truppa ragazzi, ve l'ho già detto, mi farò i barbari. Ragazzi, mi avete chiesto in molti, stavo dicendo lo squad builder del villaggio, ve lo farò perché, come ho già detto in altri video, sembra difendere molto bene. Cioè, vi faccio vedere, vi volevo far vedere intanto un attacco fail che mi hanno fatto. Cioè ragazzi, questo con il P.E.K.K.A. è assurdo, è stato il P.E.K.K.A. per distruggermi i municipi fuori. Ditemi se si può essere così più tarati di quell'uomo lì e di quello stupido, anzi, perché non è un uomo. E tra l'altro aveva anche il rebarbaro. Poi vedete che qui sono stato un pochino arato male, qui 48%, però non mi hanno rubato molto. Qui invece mi hanno proprio rubato un casino, vediamo un attimo. Cioè, mi hanno fatto una go wipe, sì. E vediamo che mette golem, bla bla bla, maghi, sì, e poi P.E.K.K.A. Vediamo che mi ruba abbastanza risorse, anche se come percentuale non fa molto, infatti fa solo il 48%. Tra l'altro non avevo neanche le truppe in difesa, ragazzi, perché le avevo appena usate per l'attacco, me l'ero scordato di chiederle. Comunque, diciamo, dai, tutto sommato mi poteva arrivare tante altre risorse, quindi mi è andata abbastanza bene, direi. Poi ragazzi, un'altra cosa, la puntata quella a cui facevo vedere i vostri attacchi, ovviamente con il nuovo aggiornamento riperso tutti i replay, la stavo per fare tipo 2 settimane fa e poi me lo sono scordato perché ho perso i replay e non ci avevo più pensato, quindi ve lo ridico, se volete entrare a condividere i replay trovate il canale in descrizione, sperando che la Supercell non cancelli ogni volta i replay con questo cazzo di aggiornamento, quindi magari, visto che serve entrare in manutenzione, cercate di farlo dopo. Tanto a parte, quando vedrete questo video la manutenzione sarà già stata fatta, quindi non ci sarà più problemi. Ultima difesa ragazzi, poi vediamo questa qui, che comunque è un attacco abbastanza di merda, con archi al 4 eccetera, 23%, non mi ha rubato né merito un cazzo, se non un deposito di Elisir contenente ben 119.000, che non è poco, lo so, però era tutto in un deposito. Quindi ragazzi, se scorriamo un attimo tra gli attacchi, cioè poi ragazzi, questo qui vedete mi ha rato proprio 209.000 di oro e 1.600 di nero, però 46%, quindi ho ricevuto soltanto un 100% da mastini lavici e mongolfiere. Tutto sommato si difende abbastanza bene, quindi vi farò lo squad builder visto che me l'avete chiesto. Direi, visto che il cellulare scarico e sta entrando alla manutenzione, di chiudere questo video. Come sempre ragazzi, vi invito a lasciare il like e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E prossimamente voglio tornare con la campagna sui goblin, perché dobbiamo fare risorse. Per chi non lo sapesse ragazzi, hanno un nuovo aggiornamento, ma probabilmente lo sapete, nei livelli vecchi di goblin che avete già completato, completamente a caso hanno messo le ricompense e vedete che ci sono di nuovo ricompense disponibili. Quindi se cercate di farmare un po', vi manca un tot di oro per cercare, per avere, insomma, per fare un upgrade di qualche difesa, lo potete prendere qui, che i bottini non fanno proprio schifo. Insomma, 130.000, vedete? Andiamo a vedere, ecco. Non sarà possibile attaccare fino al termine della manutenzione. Fanculo, vabbè, insomma, sono tornati i bottini, quindi potrete riattaccare e di fare tanti big money. E niente ragazzi, io vi saluto, già che tutto ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!